Radio, festeggiamo il ritorno della commedia estiva sentimentale di banziniana tradizione, con tre tra i protagonisti sotto il sole di Riccione dei Junat su Netflix al 1° luglio. Sono in compagnia virtuale, ahimè, di Claudia Tranchese, Fotini Peluso, Cristiano Caccamo. Grazie di essere qui con me. Grazie. Eccoci, grazie a te. Allora, Enrico Vandini ha detto: andiamo a scavare in una generazione che nasconde i suoi sentimenti, ma ce ne ha tantissimi. Cosa avete imparato di voi dell'adolescenza nell'attraversarla, soprattutto d'estate? Allora, dicevamo, rispetto a questo, noi durante l'estate, che abbiamo già toccato questo argomento, noi abbiamo questa, viviamo in questa bolla, diciamo, in cui tutte le cose che nascono in estate muoiono d'estate, che è un po' brutto, ma è un po' così. Quindi forse presi da questa spensieratezza, dalla fine della scuola al tempo, perché il nostro che ci segnava l'inizio dell'estate e la fine della scuola era per noi l'inizio dell'estate. Quindi ci dava questa voglia di libertà, di scoperta, ci aprivamo molto di più ai sentimenti, e per questo noi scoprivamo degli amori fallimentari, perché comunque alla fine andavano male. Però eravamo così aperti, una spugna così pronta, che accoglievamo tutto, anche persone inutili. Chi ha avuto un amore estivo che l'ha portato per tutta la vita? Non ci credo, pochissime persone. Ecco. No, però... Ecco, no, però non è escluso. No, chiaro, non lo posso mettere come verità, tendenza. Io, se penso alla mia adolescenza, penso di aver sperimentato di aver scoperto molto in estate la mia possibilità di affidarmi all'istinto. Cioè, durante l'anno sono sempre stata molto, non che poi d'estate diventassi un'altra persona, però diciamo anche solo lasciarsi, sono una che ha un ipercontrollo su tutto, quindi per me anche solo allontanarmi dallo studio e permettermi di passare del tempo con gli amici senza avere le ansie di dover tornare a casa a un certo orario, oppure di studiare per l'esame, non lo so, sono state tutte delle circostanze che mi hanno portato sempre a sentirmi più, mi sono bloccata? No. Sentirmi più libera non da una gabbia che mi era stata data, ma libera da me stessa, e sono sempre un po' più pesante rispetto a quello che vorrei. Questo secondo me è vero, cioè è una cosa che io ho vissuto, nel senso che in estate effettivamente, non avendo tutte le incombenze giornaliere, il lavoro, le cose, anche io sono abbastanza perfezionista, quindi non mi lascio molto andare durante l'anno, effettivamente d'estate cioè quando ero più piccola di sicuro sperimentavo di più d'estate, era più un momento di scoperta, di crescita, di conoscenze e di vedere anche insomma delle persone che sono totalmente diverse da te, che però l'estate sì, accomuna un po' tutti, è un periodo che sembra annullare qualsiasi distinzione tra le persone, quindi si frequentano persone molto diverse anche da sé, ecco. Da attori avrete visto tanti film che avete amato, e una delle caratteristiche della commedia sentimentale, anche di stampo americano, è che magari riesci a capire dall'inizio come andrà a finire, ma questo non ti toglie il piacere del viaggio. Quali sono secondo voi quei meravigliosi cliché che in una commedia sentimentale ci devono essere? Che bella questa domanda. Beh, il cliché, sì, noi è uno, il ragazzo che sta con una stronzetta che si innamora della migliore amica della storia, cioè questo è un cerchio che si chiude, è così, la migliore amica è imbranata, cioè Bridget, è un po' quello, migliore amica imbranata, quello ci deve essere, il riscatto della sfigata. Il riscatto ci deve essere sempre, mi è venuto in mente pure Harry di Presento Sally, non lo so, ci sono delle componenti che tu vuoi ritrovare, anche se lo capisci che poi andrà a finire così, però quelle le tipologie di essere umano
quello sì. più sfigato che poi ha la rivincita, e quella invece che faceva tutta la tipa snob, alla fine si rivela umanissima e si rivela sempre. Grazie Claudia. No, è rendere umano un personaggio che invece ti sembra freddo e distaccato. È vero. Invece riscoprirla umanissima, magari probabilmente più fragile degli altri, quindi ha bisogno di una copertura, di uno scudo. È quello il senso. No, è vero. Cioè, quello che diceva Claudia, anzi, ha identificato perfettamente anche la storia d'amore tra me e Saul alla fine, perché è di questo che si tratta, dello sfigato flemma che da un momento all'altro tira fuori il coraggio di un leone, e di me invece che sono quella fredda, un palo, sempre austera, eccetera, che alla fine invece mi sciolgo. E torna poi da lui, cioè non lo so, la persona che l'ha aspettata da 5 anni, il cliché è quello, che lei ritorna da lui alla fine, ci torna. Questo deve succedere, non solo in un'estate, ma anche le commedie, anche magari nella vita. Ci riscatto nella vita. Grazie Cristiano Caccamo, Claudio Francese e Potini Peluso per essere stati con me, con noi su Tratti in Radio, sotto il cuore di Riccone su Netflix al 1 luglio. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao.